Da un lato il turismo gay è una forma di civiltà, è una forma di ottenimento di grandi diritti e di grande apertura mondiale tipica del mondo occidentale che cresce in termini di rispetto di tutte le persone. E poi dal punto di vista economico è una fonte straordinaria di guadagno e di business. Tutte e due le cose non sono state capite solo in Italia e in pochissimi altri paesi che sono caratterizzati da varie forme di oppressione o religiosa o politica o culturale. Allora, l'Italia sarebbe il paese più adatto al mondo per i viaggi di nozze, anche gay. Siccome il Vaticano vieta che si possa avere anche in Italia, come nel resto del mondo civile, il matrimonio, non può che diventare una meta romantica per coppie gay che vengono a rifesteggiare il matrimonio fatto altrove o vengono comunque a celebrare dei momenti di grande intimità nei luoghi più famosi al mondo per questo: Venezia, Capri, Taormina, e potrei fare un elenco infinito. Continuiamo a lottare per il matrimonio gay perché, siccome siamo tutti uguali, dobbiamo avere tutti gli stessi diritti e doveri. Non credo che lo avremo presto il matrimonio gay in Italia, ci vorranno decenni e decenni e decenni. Credo che invece sta cambiando la situazione anche nel mondo cattolico più aperto per arrivare finalmente a una forma di riconoscimento delle coppie di fatto, e questo potrebbe avvenire, secondo me, già nella prossima legislatura. Per il turismo gay in Italia? Purtroppo no, purtroppo non esiste nulla di significativo, perché Torre del Lago sta vivendo la sua agonia per incapacità delle non soltanto delle autorità locali, ma anche proprio del contesto locale, di capire l'enorme occasione, anche economica, oltre che di civiltà. Nel Salento c'è una certa diffusa disponibilità, ma non ci si vuole strutturare. Gallipoli non riesce a diventare quello che è province town, per esempio, vicino Boston. Quindi io direi che in questa fase c'è un fai da te che non può trovare nessuna situazione di, come dire, garantita e specifica accoglienza, purtroppo, ed è un gravissimo segnale sia in termini di avanzamento culturale sia in termini di incredibile rinuncia al business. Come ho sempre detto, in astratto siamo uguali agli etero e quindi dobbiamo poter fare tutto quello che fanno gli etero. Poi, andando sul concreto e per risolvere i problemi, i dubbi, le opposizioni, io ho sempre sostenuto la via dell'adozione dei single, che risolve anche i problemi che hanno avuto delle donne. Dalia Di Lazzaro per anni ha lottato per poter adottare in quanto donna single un bambino e non gliel'hanno mai concesso. Io credo che avere un adulto di riferimento per un bambino o una bambina altrimenti abbandonati o lasciati in un orfanotrofio sia già uno straordinario passo avanti, che poi quella persona nel corso della vita possa sposarsi, divorziarsi, fidanzarsi con un uomo o con una donna è secondario. Quello che conta è avere la certezza che un adulto si occupi moralmente, affettivamente, educativamente, economicamente di un bambino altrimenti destinato all'infelicità.